inizio a fare i saluti. No, aspetta. Sabato? Sabato abbiamo un evento a Limbiate, in piazza Aldo Moro. Venite! Limbiate in provincia di Monza Brianza. È sì. Gratuito e non solo, merenda gratis per tutti. Io verrei anche solo per fare la merenda. Ovviamente. Alle 17. Dobbiamo salutare, vabbè. Ciao Laura, mamma di Claudia. E Claura, poi... ti volevo dire, buongiorno. Claura, un giorno vieni con noi da Primark. Andiamo io, te, Claudia e i bambini. Io posso stare a casa, no? Tu non vuole nessuno. Andiamo a mangiare da Dispensa Emilia, che è buonissimo, quindi portami a casa due tigelle. Ovviamente. Invece, quando vuoi. Aspetta, vieni di parlare con la mia amica Laura. Dai, dobbiamo andare. Vabbè, saluta qualcuno, ecco, dai. Ecco, nel video di ieri salutiamo Giulia, che ha commentato probabilmente con l'account di sua mamma. Letizia scrive: ciao, siete fantastici, mi potete salutare, mi chiamo Giulia. Ciao Giulia, benvenuta allora nel team Trote. Non lo so. A me comunque è sempre parso un insulto, team bellissimo Trote invece. Per essere trote con Trote, giusto? Eh sì. Però Trote, vabbè, comunque invece. E vediamo la puntata, per la seconda parte della puntata, perché poi stasera va in onda la sesta puntata che faremo nei prossimi giorni. Dovremmo vedere qualcosa di Valerio. Mi ha detto Sabri, non te lo aspetti. Sì, ti amo Valerio. Vuoi uscire a cena con me e mio marito, ovviamente? Ma andate pure voi due, almeno me. No, devi dire anche tu a cena con Valerio. Ma che me ne frega a me. Wish we. Per la prossima stagione tu la canti, io ballo, eh. Wish I was one, wish away you are. And now you where you are. Basta mettere le mani nel culo per essere sempre. Vediamo, vediamo. Costante. Il nostro racconto. E passiamo ad un colpo di scena che riguarda... Colpo di scena. Aridai. Oh, sì. Hai richiesto di rivedere Diandra perché una volta separati ti è mancata tantissimo. Buonasera Filippo. Buonasera. Ma quindi dopo quanti giorni? Voglio sapere questa roba. Io questa sera... Se tutto quanto dura 20 giorni... Sta zitto! Pronto con Diandra perché come è andato quello dell'altra volta non mi è piaciuto proprio. Non mi rappresenta, non ci rappresenta. Che intelligente che è! Molto deluso dal mio andamento all'interno di questa esperienza. Durante... Sei troppo intelligente. Con lei mi sono lasciato andare forse un po' troppo nervosismo. L'ho fatta piangere. Mamma, ma lo vedi che uomo che è? Non l'ho neanche consolata. Questa cosa a me stanotte mi ha fatto stare... Il giorno dopo. Vabbè. Come non nego che sono molto emozionato. Però questa volta queste emozioni, se vengono fuori, le faccio scorrere. Senza freni, perché... credo di non averlo fatto mai. Mi sto per commuovere. È così carino. Stai zitto. Pur di avere 5 minuti di screen time. No, lui non è così. No, difatti. No. Infatti, dato che erano fuori, perché andare nella camera dell'albergo, bussarle, parlare? No, facciamolo in TV così. No, perché non poteva. Esatto. Sta zitto. Sì. Ho paura di... Ah, gli ha scritto una lettera. Carino che sei, Valerio. A parlarci. È stato più facile scriverle. Esatto, sì. Con la scrittura riesco a esprimermi davvero con più facilità. Non vedo l'ora, veramente. Diandra, della tua richiesta. E lei ha detto: attaccati al tram. No, lei arriva. Figurati, anche lei può avere 5 minuti di screen time. Ma smettila! Cioè, questa è la Diandra che mi ha fatto letteralmente perdere la vita. Ma come? Non mai... Ma se ieri toccavi le chiappe a quell'altro, adesso. Ma dai, ma cosa stiamo vedendo? Ci ha richiesto di poter parlare con te perché non ha dormito tutta la notte. Povero Stella. Dirti delle cose. Che forse durante l'altro falò non è riuscito a dirti. Io, Filippo, volevo dire solo una cosa. Anche io non ho dormito tutta la notte. Oh, come sono carini. Male. Perché non ho visto il Valerio. Cosa stai facendo? Stai cercando qualcosa da appoggiare le palle? Esatto. Lo sapevo, guarda. Da 7 anni, il Valerio premuroso. Ho visto un Valerio molto freddo che non riconoscevo più. Facciamo parlare Valerio? Quindi se li mettono insieme. Io ti chiedo scusa. Pur di avere 5 minuti di popolarità. Vero. Ma non sono una coppia giusta. A fronte intanto di una donna e soprattutto della mia donna. Tu sai che sono bravo magari a trovare gli argomenti per parlare, però in questo momento ho deciso di... Di star zitto e andartene via. Bravo, bella idea, vai pure. Ma mi fai sentire? Ma chi se ne frega? Ma si sono già lasciati, vedetevela a casa vostra. Non dovevi andare a Bari, vai! Da dirti adesso intanto, scusami un attimo. Guarda che carino, guarda com'è carino! Questa notte
quando sono andato via senza di te, mi sono sentito veramente... Ho guardato il mio conto in banca e ho detto, no, mi serve che mi mantieni. Stai zitto! Mi sono fatto che sono follemente innamorato. A te va una piadina per pranzo? Sì. Ok. Vado di te. Io questa notte... E l'idea di potertela leggere... Lui ha provato ad andare a C'è Posta per Te, però poi non hanno preso e detto, vabbè... comunque devo stare in TV almeno altri 7-8 minuti. Non è vero, non è lui che farebbe una roba così. Ho fatto di tutto per incontrarti e quindi devo ringraziarti. La falsi, voglio il terzo figlio. Io ho paura di bloccarmi e di fermarmi ed è per questo che ho voluto mettere nero su bianco. Sai cosa non si ferma? Il giramento dei miei coglioni. Smettila! Non perdo il filo. Però questa volta ti dico veramente, veramente, veramente quello che ho nel cuore, quello che sento. Vogliamo proprio sentirla questa cosa. Voglio dirti alla fine di un percorso che non ho completato. Esatto, sentiamolo. Non ho permesso di completare neanche a te. Quindi se posso vorrei poter leggere questa lettera. Va benissimo. Dai! Non ho scorso un solo momento senza pensare a quello che darei per avere una bacchetta magica. Che carino. Ma cosa sei, Harry Potter? A vivere un percorso diverso. Che mi avrebbe reso sicuramente un uomo migliore per te. Bravo. Quando due cuori sono distanti, come lo sono i nostri in questo momento. Anche i miei coglioni sono distanti. Dai! Questa sera ho preferito fare un salto nel passato. Sì. E utilizzare carta e penna per esprimere al meglio. Questo stai dicendo prima o dopo aver toccato le chiappe di quell'altra e aver detto che lui si voleva andare a farsi i fatti suoi? Quella di essere profondamente legato economicamente a te, esatto. Ma ho affrontato questo percorso non come avrei voluto e desiderato, ma con un atteggiamento confuso e provocatorio, che ha portato solo a rovinare tutto, a ferirti e a deluderti. Stai ferendo anche me, in questa zona. Dove a vincere sono state le accuse e la rabbia, dove ti ho sentita dire che saresti tornata a Roma da sola. Sì, esatto, era la prima buona notizia. Probabilmente l'unica certezza concreta della mia vita, esatto, quella di averti accanto. Esatto. Nonostante questo, quando stavamo salutando Filippo e dopo esserci detti addio, addio, sono rimasto alcuni secondi immobile ad aspettarti, come se dovessimo andare via insieme. Sei una donna in ascesa, impegnata a portare avanti un sogno immenso. Quindi tu ti abbassi. Per questo motivo non riesci a dedicarmi il tempo che vorrei. Ma sono consapevole di aver cercato di richiamare la tua attenzione nel peggiore dei modi. E ora che sono da solo qui a scrivere queste righe, emozionato nel dedicartele, speriamo sia velenosa, che tutto potesse tornare come è sempre stato fra noi. Cioè di merda. Esatto. Perché? Esatto, vi lamentate da quando siete entrati. Mi mancano molto quei momenti dove con noi c'era ancora... Cos'è che... Ma che ne so. Ah, ok, qualcuno morto. La nostra amata cagnolina che ora è in cielo. E che tanto ci ha dato la sensazione di essere una famiglia. Io sapevo che qui l'avrebbe... Sì, colpita. Ma il punto di base è un altro. Perché lui vuole non gli famiglia... hai bussato la porta in albergo ieri sera e non ci smaronavi a noi la mattina dopo? Era facilissimo, bussavi, guarda Diandra, ho cambiato idea, vabbè, abbiamo fatto tutte quelle manfrine là, ci hanno pagato, ce ne possiamo andare? Sì, no, invece no. No, aspetta, scriviamo una lettera e torniamo indietro a rifare tutte le manfrine sui tronchi. È vero. Era un momento delicato per la realizzazione del tuo locale. Ha ragione lui. E avevi bisogno che io ci fossi. Ma non ci sono stato. E ti chiedo scusa con il cuore in mano. Lo stesso cuore che ti ho regalato quando ci siamo fidanzati, dicendoti che era l'unica cosa di valore che potevo donarti. Esatto. E che tu hai custodito fino all'altra sera. Quel cuore adesso è a pezzi e vorrei... Più o meno. Che te ne prendessi cura per farlo tornare a battere forte per l'unica donna che ne detiene le chiavi. Tu. A volte mi sento terribilmente trascurato e solo, nonostante sappia quanto tu possa lavorare sodo. Ma ciò che vorrei fosse chiaro. Una cosa che lei non può darti. Il voler tornare a Brindisi è solo un modo per dirti di tenermi stretto a te, di abbracciarci forte, di tornare ad essere una cosa sola come eravamo un tempo. All'altro falò hai detto che non ho lungimiranza. Non te ne vuoi andare a Brindisi? C'è il volo di Ryanair da Bergamo, è comodissimo, lo puoi prendere e vai là. Perché forse il mio compito è quello di proteggerti da tutto. Ah. Come compagno e magari un giorno di essere un bravo papà. Ma certo, a 80 anni, certo. E di viverti come vorrei. Di avere il tempo per noi. Sì.
a me basta solo questo. Sì. Per non aver bisogno di trasferirci a Brindisi, dove ho la certezza di essere amato perché lì c'è la mia famiglia. Solo con te accanto io non mi sentirò mai più da solo. Che tenero. La nostra relazione, sì, affrontando qualsiasi cosa insieme, sì, con il solo fine di essere felici mantenuto con il tempo. Perché amore è sempre stato e ci sarà per sempre. E aggiungo un'altra cosa: le chiappe di quella erano, aspetta, molto sode. Chi lo ama? Io ci credo veramente nell'amore eterno. E io non voglio perderti, perché io ti amo, ma ti amo con tutto il cuore. Questo è però si erano lasciati nell'altro episodio. Amore, dai! È come se fosse uscito dal mio cuore. Amore! E te lo devo. Cioè, sto rimpiangendo Alfred, rendiamoci conto. Nelle mie fragilità, perché anche io... sta rispondendo lei. Questo. Per il resto ci pensiamo insieme, ci penso io. Io vorrei... Mamma, che uomo che sei, Valerio! Bravo! Quando possiamo vedere Titti e l'altro deficiente? Non vedo l'ora! Che manfrina, no? Ma non stanno... Ma non ci stanno ancora fra di confronto tra Titti e lo scemo? No, sono bruciato gli anelli, no? Anche un semplice... Panino a ostia. A ostia. Dedichiamoci un po' di tempo. Il lavoro è importante, ma sono importanti le persone. Hai visto che ha lavato i capelli? Belli, fantastici. Grazie. Questo ero arrabbiato con te. Preferisco parlare di capelli che di vedere questa puntata. Devo dirti. Va bene. Però te l'ho detto, ti rinnovo. Prendiamo. Taglia, a posto. Sincero e fedele. Per renderti una donna... La, la ubriacata di parole, praticamente. Andiamo col prossimo. Grazie. Che bel lieto fine. Fuori dalle balle adesso, dai, su. Un attimo. Ah, sì. Oh. Andre. Andre. Perché Andre? Sono quei due lì, Andre, che colpa ne ha? Cioè. Ok, Andre. Grazie, bellissimo. Dai, via, al prossimo. Dai, andiamo dallo scemo Tour Eiffel. Questi siamo noi, Filippo. Io sono contento perché sì, siamo noi. Durante... Io adesso metterei un montaggio di lui che toccava le chiappe all'altra, che diceva: a me non me ne frega niente di lui, sto da Dio senza di lui, se ne qua, eccetera. Filippo, io mi sono lasciato prendere da alcune parole, da Temptation serve a questo, a sfracassarmi i maroni. Però adesso tutti devono sapere che io sono terribilmente geloso della mia donna. E quindi è mia. Non riesco a capire. Non riesco a capire. Grazie, ragazzi. Guarda, pure Filippo in piedi gli sta facendo. Grazie. Okay. Grazie davvero. Vai, prossimi. Mi avete emozionato, veramente, vi giuro. Valerio, basta che vi levate. Numero uno. Veramente, bel, fantastico. Via, fuori. Oh, oh, benissimo. Mi stai dicendo che abbiamo avuto altri 10 minuti di popolarità. Beh, andremo anche di più, Sono noi 11. Wow, 11 minuti. Senza l'altro, so benissimo che lui soffre nel... Ma perché continuano a ripetere la stessa cosa? E poi fanno il confessionale. 4 ore di programma, ma inutili. Ho il mio impegno con Diandra. Ok, adesso c'è ogni giorno vicino, perché devo proteggerlo. Dai, bellissimo. D'altro canto mi auguro che quelle piccolezze che Diandra sa darmi, che sono anche... Ma un po' di formaggio. No, voglio una dose di qualcosa di più potente. Di formaggio? Possano tornare, possano... Crosta di formaggio. Sai con cosa mi sto cibando? Con l'amore di questa coppia. Ah, ne ha, non il mio, no, è loro. Questo mi sta veramente travolgendo come un fiume in piena. Non lo stiamo neanche ascoltando. Non me ne frega niente. Concentriamoci adesso. Grazie, sul viaggio dei sentimenti di una coppia che si trova nel bel mezzo di una turbolenza. Vai, Titti, è lei. Di Giulia e Mirko. E fate bene attenzione. Dai, pulisce. Perché stiamo per assistere a qualcosa di mai visto prima a Temptation Island. Qualcosa di mai visto prima a Temptation Island. Qualcosa di interessante. Chiudi. No, amore, devi correre. Amore, qualcosa di mai visto prima a Temptation Island. Cioè, un verbo coniugato giusto? Perché sei arrivata una scopa? Perché così la tipa che pulisce mi sento più... Qualcosa di mai fatto a Temptation Island. Hai preso sempre. Beccare una nota in questo momento sarebbe una cosa proprio... Direi Gemini vuole cantare canzoni. Ma io ho fatto 5-6 concerti di Gigi D'Alessio. Ah beh, sì, tantissimo. C'è anche Firenze a dicembre, il 2 dicembre. Anche la mia mamma, vabbè, perché il 2 dicembre è il suo compleanno. Ah, cioè che ha invitato la persona fuori al concerto. È questo che non è mai successo. Mi sono appiccicata tutta di miele. Dai a me? Sì. Dai, quanto è che non è mai successo? A me, te? Ci sto. Alla fine non ho visto niente di che. Perché non sta spaccando tutto come gli altri idioti?
Dai, 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 cos'è che non abbiamo mai visto? No, è sembrata proprio una ripicca. Non la vedo presa. La vedo. Lui vive un altro rapporto, capì, con la fidanzata. Più libero. Un po' più libero che pure a me. Il primo fallo che ho visto per me era gravissimissimissimissimissimo. Quello parla come Troisi. Più libero, diciamo. Che senso? Cioè, non ti dà tanto fastidio vedere magari una carezza, un abbraccio. Da fastidio, certo. Però la devo pigliare in un altro modo. Lo sto pigliando. Bravo. Tipo, da adulto. Aspetta, è quello che ha detto che con l'ex con sì. Questo qua non avrebbe fatto famiglia, una roba del genere? È vero, sì. Stanno di nuovo scrivendo. Sì. 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 Ah, il suo numero di telefono ho scritto. È facile. Vabbè, basta che poi su Instagram ti scrivi, cioè. Sì. Mamma mia. Quello. Non me lo ricordo io. Ah, non è il suo numero vero. No, lo ha due, non se lo ricordo. Oh, ma chi è che si ricorda ancora il numero di telefono nel 2025 qua? No. Non si può ora. Perché? Prima devo capire cosa voglio. Ah! Il che lui tocca? Aiuto! Lui non sa cosa vuole. Aspetta, aspetta tu pure. Ma te lo... No. Ma non sono più qui per questo. Però. Lo so. Però non mi viene a dire che faresti per il piccolo di là perché non sei così in serio. No. Guarda che da grattini valuto tanto io. Sì. Promosso. Sta per impazzire, ragazzi, sta per impazzire. Tutto il giorno grattini. Gli altri avrebbero già fatto una strage, lui è calmo. Ma perché è una persona un po' così? Sta fingendo. Secondo te, che la conosci meglio? Sta fingendo. Ah, sinceramente il numero è privato. Non andrebbe dato. Però non so se lo sta facendo. Intanto non c'hanno il cellulare, mi sembra. No, è per quando uscia, però mi viene da dire. Ti scrive su Instagram se è a posto. Un po' per i picco o meno. Va bene, voglio vedere anche lei fino a che punto arriva. Tanto siamo qui per questo. Per Mirko. Oh, lui è molto calmo, eh. Bravo. Ancora finite. E io gli invento che. Questo tentatore qua non sa cosa va incontro. Le prendo tramite la mia amica che me le prendo a metà prezzo. E quindi? Perché sennò mica vuole. No, no. Anche il discorso. No, tu bene, lei dice. Per non... Ok. Devo riascoltare questa cosa, scusate. Sì, perché sennò stanotte non ci dormo. No, no. Io gli invento che le cose, borse che compro, che le prendo tramite. Ah, ok, perché costano troppo, quindi un'amica. Gli... Un po' come praticamente quando io faccio regali a Dante che dico: questo qua gliel'ha regalato la zia Marti. Esatto. La zia Claudia, la zia Andrea. In realtà sì, glieli compro io. Io non lo capisco, eh. Che me le prendo a metà prezzo. Però. Perché sennò mica vuole. No. Anche perché se lavora solo lui gli c'erano anche un po' i maroni, magari. Certo. Sessuale. Attenzione. A lui dà fastidio le borse. No. Casey, ma io ancora lo dicevo. Casey, hai messo l'idea. Non mi dai assolutamente quell'idea. Che idea? Di essere spenta. Come? A me invece dà l'idea di essere spenta. Cioè, essere preciso un dito in culo. Noi, però ovviamente le cose non vanno, quindi... Sempre questi grattini. La cosa che mi rimane un po' in... è il mio sentimento, quello che provo per lui. L'unica cosa che ancora non ho ben chiara. Dopo 9 anni non sapere il sentimento è strano. Ma gli altri devono starsi zitti, fanno così. Le cose. Mi sono privato di tante cose nella vita pur di arrivare un domani a avere una casa per noi. E tu alla casa comunque, ricordati sempre lei questo. Lei poi ci sarà. Le spese le faccio io. Ma che spese del cazzo? Vai. Io ho sempre avuto testa di mettere i soldi da parte. Lei mai. Difatti lei non c'ha la casa, tu sì. Bravo. Perciò tu magari dici evita di comprarti la borsa. Perché bravo. Ti possono servire bravo. Soldi per fare 4 cose. Bravo. Che immagino a te fa piacere se ti dà una borsa. Però gli vuoi far capire una cosa ma tu. C'ha 3-4 armadi sono pieni. Ma che cosa cavolo te ne fai? Vero. D'accordo. Sono d'accordissimo. Donna, non ragazzina, sì donna. Hai 30 anni. Cioè, non hai più di ciò. Ha ragione, eh? Pensa assolutamente un po' al futuro sì. Con noi. Ci sta, ci fatti la patente invece che comprarti la borsa. Bravo. Assolutamente sì. Ma lei di Glassex tipo spende un botto per pulire tutto.
di Glassex? Sì, Mocio Vileda, cose. Sono un po' tranquillizzato. Niente di che. Lui è molto calmo, pacato. Non ce la farei. Ha fatto da deluso quello che ha detto, ti capisci? E ancora non ha capito quello che io ho dato finora. Ma forse proprio perché gliel'hai sempre dato, capi? Magari questo è proprio un momento di sfogo, capito? Di sfogo? Si rende conto di tutto quello che fai per lei. E come la vede Alessia? Molto preso. Dici? Molto, 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 molto. E se lo dice Alfred, ci fidiamo. Quando qualcuno è verso di lei, e lei era seduta la jacuzzi, ti stava fissando. Ma fissando proprio. Dici cavolo quanto è. Quanto è pagato per fare questo programma? Proprio veramente. Ma secondo te stare qui ti sta servendo a qualcosa? Ma devi far più forza questa domanda. Beh, ti serve per capire che non stai evidentemente tanto bene con la persona con cui stai fuori, perché sennò sì. Certe cose non le pensi, non le fai. E poi no. Esci e ritorni indietro con le letterine. Perché cosa? Sono. Valerio, Valerio, non me lo toccare. No, c'è qualcosa che mi sta smuovendo, ma mi sta dando un altro problema. È diverso. L'amore c'è, perché l'amore c'è. Vado a capire se è. Lui è carino. Un amore che. Abitudinario. Cioè, tipo, tu mi ami perché? Ti perché conosco. Hai le tette grosse. Sapevo. Io, ragazzi, sono convinta. Non è vero, anche perché sei ricca, dai. Quindi ora sento se mi mandano. Sono convinta di chiamarlo o di amarlo? Di chiamare Filippo, perché sono convinta della mia scelta. Basta. Brava, via. Ma qual è la sua scelta? Non so, basta che viene andata anche ma voi. Ti ha detto solo robe carine. Vero che potrebbe essere un'abitudine, però non ha fatto. Io cercherò di cambiare per le cose che a lui non va. Ah, ok, quindi vuole stare insieme. Però per la patente, se lui ci tiene tanto. Ok, certo. Questa cosa, farò questa cosa. Ma non devi farla per lui, devi farla per te stessa. Per me e per lui. Però anche lui deve fare qualcosa per me. Il calcio non te lo vieto, vai a calcio, vai a allenamenti. Però in una tua giornata la Giulia ci deve stare. Vabbè, quello per forza però, parlare con me. Giulia, dimmi. Quello ci sta. Voglio avere un falò di confronto immediato con Mirko. Sì, immediato? Guarda, neanche anticipato, immediato. Quindi a questo punto chiedo a te di scendere per prima, okay. E subito dopo arriverete voi ragazzi a fare il falò normale. Una delle vostre fidanzate ha richiesto il falò di confronto anticipato. Quindi ce li leviamo anche questi? Sì. Speriamo. È la tua fidanzata che ha richiesto il falò di confronto anticipato. Io lo rifiuto perché. Perché lui non ha ancora le idee chiare. Tuttora mi sta dimostrando che non sta aiutando questo percorso che abbiamo fatto, che si sta facendo. Lei sicuramente avrà visto. Non ce le leviamo dalle palle. Io ho paura che lei sta chiedendo questo falò perché ha paura che io vado oltre. Io ho sempre pensato prima a lei. Sempre. Però in questo momento voglio pensare a me stesso. Ok. Giusto. Quindi. Giusto. Lui non ha ancora le idee chiare. Esatto. Non so. Lei però potrebbe incattiarsi adesso. E? Quindi per me il percorso deve continuare. Cambio idea. E lei questa cosa lo deve capire. Le comunicherò questo? Sì. Ok? Sì. Va benissimo. Vedrò che hai bisogno del tempo. Sì. Per me ha senso quello che dice lui. Il tuo percorso. Sì, voglio mettere io al primo posto. Finora è sempre stata lei al primo posto. E ok. Vorrei essere io al primo posto. Allora anch'io mi prenderei male fossi lei, ti dico la verità. Ciao Giulia, te lo dico subito. Sono andato da Mirko e mi ha detto di dirti che per lui il suo percorso non è ancora finito, che vuole capire ancora tante cose e che per la prima volta vuole mettere davanti a tutti se stesso. Ce l'ha messo fino adesso, quindi o lui viene o io vado a casa. Tra l'altro che le si incacchiava. Mi sembrava tanto convinto di questa anche cosa. Anche io quindi Filippo sono convinta. Vai a casa, dai, via. Stanotte che mi sono svegliata che ci pensavo. Puoi pensare che sta solamente chiedendo del tempo? Glielo pensa dato a questa cosa. Glielo ho dato il tempo. Quanto? 4 giorni? Così. Però lui te lo sta chiedendo adesso. Ha no, detto che per una volta vuole mettere se stesso per un. Ha ragione, potrebbe per un giorno. Quindi no, o lui viene qua o io vado a casa. Mi dispiace, basta. Basta, ma sfinita fino ad ora. Tu ci hai sfinito, ci hai veramente esatto. Sfinito, ragazza. Io ti ho visto in questi giorni, sei anche molto riflessiva. Oh, in sta puntata Filippo parla pure, fa pure delle cose. Sì, è bravo l'autore nel Phonak, nelle orecchie, però sì. In questo momento,
Perché non la fai? Perché io lo conosco. Lo conosco e lui sta lì per farsi un'altra conoscenza. Tu hai paura di perderlo, vero? Innanzitutto ho paura di perderlo, ma poi io ho bisogno delle risposte che sa darmele lui. Lui può venire qui e dirmi io non ti amo più, ognuno torna a casa sua. Lui a casa sua, tu torni dai tuoi perché non c'era la casa, ricordiamoci sempre. Lei ci ha tenuto a dirlo 10-15 volte. Vissuto là dentro è come se fossero stati un mese e mezzo. Quindi io sono... Per te magari è così, per lui no. No, lui è furbo, lui è furbo, la vacanza se la va a fare. Posso dirti, non l'ho visto furbo. Non penso che parli di vacanza. Che stress stativo. Sì, lei è terribile. Per ora ti chiedo di raggiungere le altre ragazze nel villaggio. Se lui non si presenta, io vado a casa. Mamma mia. Glielo da parte mia. Ok. Che... okay. Però tu pensaci, parla con le ragazze. Sì, ma... Adesso gli autori diranno, ragazzi, cercate di convincerlo se ti devi rimanere. Conviene presentarsi. Ma davvero voglio una persona così accanto? Di sicuro ci ha dato una prima risposta. Purtroppo è chiaro che lui è di là e... Eh? E magari vuole i suoi spazi, i suoi tempi. Vabbè, ma ci sta. Non lo posso sapere. Però il discorso cos'è? Che secondo me è giusto che ti prendi almeno un giorno in più. Vedi? Gli autori gli hanno detto. Si è convinta? In quegli stessi istanti il suo fidanzato ha una proposta da fare alla singola Alessia. Si farà una giornata fuori domani. Però stasera si va a dormire... Dove? Lì? No. Fuori. È vero? Sì. Separati. Dove la porta? Troppo. No, scherzo. Separati. Okay, sì. Amico, datti una regolata. Dico, di domani? Sì, di tutto. Anche perché secondo me lui pensa che lei l'abbia chiamata per lasciarlo, quindi dice, allora devo quagliare in fretta qua, perché se no... No, no, ma va! Infatti no, vanno a dormire fuori. Separati. Sì. Perché vuole fare una giornata? No, per me semplicemente vuole vedere come stare accanto a un'altra persona, come si sente, se si sente sbagliato nei confronti. No, 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 no. Lui è pulito, è trasparente. No, 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 no. Perfetto. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Buon soggiorno. Questo posto meraviglioso. Mm-hmm. Alla persona stupenda che sto conoscendo in questi giorni. Io non ho più idee tanto chiare sull'amore. Aspetto che accada. Beh, 15 e 14. Di certo non lo trovi a Temptation, però vabbè. Vengo a bussare a notte. O lei è andata invece? Facciamo un punto. Sì, sì. Ha chiesto un falò di confronto. Io non sono videocamera là dentro. No, avranno sicuramente chiacchierato. Sì, sì, ti assicuro che sì. A vederlo, ha scelto poi di dargli sì, del sì. Ma Giulia non sa che Mirko la sera... Credo che questo c'entri con quello che hanno fatto la... Ma non è vero! Hanno pulito, dico. Perché lui c'ha quel retaggio della sua tipa che deve mettere in ordine. I giorni precedenti alla partenza di Mirko... Ti assicuro di no. ...vedere al falò. A posto. Quando dicevo io che era tremendo, nessuno mi credeva. Che zoom hanno le videocamere? Una serata molto strana. Di tanti balli. Mi gira un po' la testa. Balleresti anche domani? Non so di quando è, ma stasera non ci arrivi, caro mio. E comunque sto bene quando sto con te, quindi vorrei... Amore mio, anch'io sto bene la mattina quando mi sveglio al mare. Vorrei continuare. A star bene. Che stress quella cosa. Cosa che non è di qualcun altro, però. Mi ha dormito in spiaggia? Dormito non penso. Ah, dormo in spiaggia? Sta dormendo una notte. Ma no, non ti mente mica subito. No. Grazie Mirko, guarda, per avermi fatto vedere un sacco di cose che non vedevo. Ma questo in teoria è prima di quando ho chiesto il falò? Cioè li ha visti prima? Sì, per forza. Per quello ti ho detto, lei gli ha chiesto a farlo, lui ha detto no, io devo ancora finire un attimo la faccenda. Ma stai scherzando? Sì, sì. Lui doveva capire, capito? Ieri sera perché ho visto una cosa. No. Ma forse è il canotto che serve per andare nel mare. Sì, non ti senti una faccia di me. Quando sono crollata ti sentivo il cuore forte perché avevo messo la testa proprio attaccata. Sei addormentata con quello? Sì, sì, sì. Beh, però non c'è paragone tra una persona normale e quella, Completamente. Mi merito una persona che mi ama, io l'ho visto, gli occhi dell'amore delle persone. Però dai, visto.
Allora, diciamo che in questa inquadratura è difficile concentrarsi sulle labbra, però... Ho visto, scusa, c'è il microfono davanti. Aspettiamo un po'. Può magari anche averla punta un Apple, non è detto. Prima di trarre le conclusioni. Io esco pulita. Tu sì. Pulita, che vuol dire la tua specialità, pulire. Stupida come sempre, perché le persone che mi vogliono bene le mando via. Io chi mi vuole bene me lo so allontanato. Amo. Aveva ragione la mamma, come sempre. I suoi amici a rete sono andati a dire: Mirko, fai qualcosa, perché lei sicuramente farà qualcosa. Io, se volevo fare qualcosa, non c'avevo bisogno di venire qui. Ce l'ho anche vicino a casa con chi fa qualcosa. Che è brava, vantati. Ma cosa hai detto? Non c'è bisogno di venire qui. No, ragazzi, non ci esco con una persona così, no, basta. No, amore, dai. No, basta, basta. Basta. Penso che ti meriti. No, amore, dai. Mentre tanto si fa i cavoli suoi. Dai, no, amo, mangio un micado intanto. Ha giocato un gran pezzo di me. Capito, faceva tanto il santarellino, no? Ma a me mi serve tempo. Questo è il tempo. Questo è il tempo che ho avuto per riflettere. Gli serviva tempo per farlo sbaciucchiarsi in spiaggia, non era fare. Non si è sbaciucchiato. Mammina, che io mi devo trovare uno con i soldi, mi dice. Lo troverò, non ti preoccupare, che ci penserò io al mio bene. Ma che bei valori che ti insegna la mammina. Che uno lo so come lui, che insomma anche che persona è, guarda. Ma tipo sono anche queste le videocamere? Sì, quelle. Ah, sì. Ok. Ho detto di Mirko, ma non mi sembra. Eh sì, perché così con quelle, certo, loro percepiscono meno. Meno. Perché ti sembra tipo. Ma quando ve lo dico io? Brava. Quando lo dico io? No, ma lui anche ieri sera tutti, no, ma dagli tempo, deve capire. Il tempo te l'ho dato, perfetto, mi hai dimostrato questo? A posto. Ah, io sono entrata qui che sapevo che era una me. Ora me l'ha riconfermato che è una me. Quindi, basta. Vai a casa, fatti la tua vacanza. Basta con sta roba della vacanza. Con questo non vuole spendere un euro, ne esci di casa. Che poveraccia, ragazzi. Furbo, stasera ditegli di portare le scarpe che ha pagato la Giulia, che questo qui c'ha manco un paio di scarpe. Ditegli di portare le scarpe a 200 euro con cui viaggia, che l'ho pagate io, vai. E lui ha pagato tutta la casa, zia. Direi che ha vinto ancora lui. Ma loro non si rendono conto di che figure vanno a fare in televisione, cioè non... Visto che penso ai soldi, come diceva sua mamma. E comunque compri i bicchieri, compri i piatti, compri le cose, anch'io farò la mia vita, mi servono queste cose, qui me le riprendo. Se vuol tenere mi fa un bonifico subito, guarda. Quando gli dicevo... Penso solo ai soldi, sta qua. No, ma che? Perché devo prendere nel culo io? Ah, sì, avevi detto. Quando chiesi 10.000 euro al mio babbo, se chiedi 10.000 euro al tuo babbo per finire i lavori della casa... Col c***o, 10.000 euro al mio babbo, la casa la tua te la paghi. Queste parole di mezzo che non schifo va mai che bene. Fa, guarda. Che bella personcina che hai trovato, Mirko, bravo. Complimenti. Vabbè, ma adesso le dici perché è arrabbiata. Sì, ma comunque... Però da arrabbiato dici quello che ce pensi. Li ha segnati. E poi 7 euro del caffè li avevo pagati io e me li devi ridare indietro. Dove costa 7 euro un caffè? A Venezia, in Piazza San Marco. Che parli di soldi e parli di questo. Se io fossi lui, gli prenderei tutti i suoi soldi e gli direi: toh, tieniteli, povera, toh. Che li butti così. Toh. Visto, fatto bene a non richiamarlo. Mi ha dimostrato per l'ennesima volta che lui è un falso bugiardo e ha preso per il culo tutti. Giulia, mi cercavi, eccomi sì. Qui. Sì, ieri Dimmi. Sera ho richiesto il falò, lui l'ha rifiutato. Sì. Ho pensato comunque di dover lasciargli un attimo più di spazio, no? Conoscendo Mirko dopo 9 anni ho pensato, vabbè, per una volta faccio un passo io verso di te. Mi hai fatto riflettere. No, ti hanno obbligato gli altri, ragazzi, perché tu hai detto, io non faccio niente, faccio vabbè, tutto io decino. Ci dorme su, ci pensa. Su questa cosa ci ha dormito su sull'altra cosa. E come prevede il programma, se un fidanzato richiede la possibilità di poter uscire dal villaggio a farsi una nottata, una giornata fuori, lo può fare. Okay. In questo caso Mirko non è nel villaggio, è fuori con la ragazza single, quindi l'unica cosa che posso fare è raggiungerli e dirgli che hai richiesto il falò. Assolutamente, guarda, digli se non vieni, viene lei, ti prende per i capelli. Quindi, guarda, gli puoi dire testuali parole. Ora basta, è finita. Vuoi che io lo raggiunga, quindi? Se è possibile, sì. Ok. Sì. E digli anche che fa schifo, quindi che si presenti, perché stavolta io ti giuro, mi dispiace per te, Filippo, ma sto lì finché lui non si presenta, così che vado a prenderlo io. Ok. Basta. Va bene, Giulia. Va bene. Grazie, Filippo. Questo sarà un falò di confronto che voglio vedere, perché lei è bella, cioè è una vipera, una serpe, eh? Gli tirerà fuori robe di 25 anni fa. E poi nel grembo di tua madre tu ti eri girato così. Cara mamma, che pensavi sua mamma, che pensavi fosse quello bravo, bello, bravo, intelligente, tutto lui, è fuori dal villaggio con un'altra, capito? Ci ha fatto un'esterna? Sì, sì. Ma a questo punto Millindo dorme, dorme. Faccia di me, era, è e sarà. Thank you.
tu l'avatar di questo video, non ho niente da dire. Mirko, se non scrivete sei, se volete essere salutati. Sei il mio preferito praticamente di questo programma. Non... Allora, lui non vuole che io guardi il programma la sera, quindi non lo guarderò, no, ma non vedo l'ora. Certo, non... Stasera va in onda e noi quindi nei prossimi giorni la registriamo e vediamo. Non ero pronta, ragazzi, ci sono rimasta... Beh, che lei era una scarsa marone, non avevamo ho capito, ma... Che... se vedete questo video oggi, sì, scrivete secondo voi che cosa succederà al Falò. Oggi dovete scrivere, perché se lo scrivete stasera, no, che già lo vedete non vale. Ciao! Ciao! E la pancetta è buona, mi piace e la tengo molto.